Buongiorno a tutti, oggi domenica 7 luglio 2024. Ieri ho rivisto un film che avevo già visto, però l'ho rivisto con piacere perché l'ho visto più o meno 30 anni fa, e si chiama Capricorn One. È un film, non lo voglio spoilerare, però vi consiglio la visione e poi alla fine del film farò le mie considerazioni su quello che vuol dire per me. Su quello che ci hanno voluto dire con questo film, perché qui si potrebbe scatenare anche la polemica terra piatta, no satelliti e via dicendo. Ci vediamo dopo il film. Signore e signori, buongiorno. Qui Paul Cunningham, controllo Capricorn. Sono le 6 e 3 minuti, ora Atlantica. Mancano 32 minuti e 21 secondi al lancio. Per rendere più agevole il lavoro di radioteleoperatori, faremo precedere ciascun annuncio da una frequenza di 5 secondi, seguita da un secondo di intervallo. Chi non ha ancora ricevuto gli opuscoli illustrativi per la stampa può passare a ritirarli al centro informazioni. Al momento attuale tutte le apparecchiature sono pronte, luci verdi. Riassumendo la mattinata, a 8 ore e 5 minuti dal lancio, la zona numero 39 è stata evacuata e abbiamo potuto cominciare a rifornire il propellente liquido nel vettore. A 4 ore e mezza dal lancio, il colonnello Charles Brubaker, il comandante, il tenente colonnello Peter Willis e il capitano John Walker sono stati svegliati dal dottor Baroff, il medico della missione. Sono stati sottoposti ad un ultimo esame e sono stati trovati in perfette condizioni fisiche. L'equipaggio ha fatto colazione con mezzo pompelmo, una bistecca di 300 grammi, succo d'arancia, due uova e pane tostato. L'equipaggio si trova ora nel vano di accesso, pronto a entrare nella navicella. Mancano 30 minuti al momento del lancio e il conteggio continua. Qui, controllo Capricorn One. Buongiorno, signori. Buongiorno, Horace. Siamo in ritardo? C'era un traffico terribile. Bene, vedo che siete di ottimo umore. Avete già fatto gli esami di ADS? Sono quasi ultimati. Di entrare? Solo un attimo. Che c'è? Non sono molto bravo a fare discorsi. Vi conosco ormai, specialmente il colonnello Brubaker, da parecchio tempo. Beh, quello che state per fare è il culmine di una... Vorrei solo dirvi che sono commosso perché il lavoro di tutta la mia vita oggi acquista un significato e io sono molto fiero. Fiero del progetto e fiero di quello che è stato il mio piccolo contributo. E fiero di voi. Vorrei che accettaste questa Bibbia da parte mia, da parte di tutti noi. Horace, ti giuro che mi mancano le parole. E allora, almeno per una volta, stai zitto. Horace, io... Grazie. Sarà un onore portarla con noi. Bene, signori, si va su Marte. Qui, Paul Cunningham, controllo Capricorn One. Mancano 21 minuti al lancio e il conteggio continua. Dopo il lancio, le mogli degli astronauti torneranno a Houston in aereo. Buongiorno, onorevole Picker. Abbiamo riservato 3 dei posti migliori per lei e per il generale Enders accanto al vicepresidente. È già arrivato? No, signore, sarà qui a minuti. Quello magari pensa che ritardino il lancio per lui. L'avrà scambiato per l'inaugurazione di un ponte. Spero che lei e la sua signora siate comodi. La NASA vi fa omaggio di questo binocolo commemorativo per osservare meglio il lancio e come ricordo di questo giorno. Grazie. Ah, che bello. Guarda, Emily. C'è la data e lo stemma in oro del Capricorn One. Molto bello, Hollis. Sono lieto che le piace. Ce ne vorrebbe un altro per mia moglie. Come dice, signore? No, lascia perdere, Hollis, non fa niente. Ho detto che ce ne vorrebbe un altro per mia moglie. Ma
Davvero non è necessario. E allora prendi il mio, Emily, io non ne ho bisogno. No, vede, onorevole Picker, purtroppo ne abbiamo un numero limitato. Mi scusi, non ho afferrato bene quello che ha detto. Le dispiace ripetere, per favore? Nessun problema. Bene, vado subito a prenderne un altro. Veramente gentile. Qui controllo Capricorn 1. 15 minuti al lancio. Tutte le apparecchiature sono pronte. Luci verdi. Il coordinatore della missione ci comunica che la navicella è ora completamente alimentata da terra. Il vettore si autoalimenterà completamente a 50 secondi dal lancio. Le stazioni di inseguimento di Ascensione e Canarie ci hanno comunicato il pronti alla ricezione. La nave per l'eventuale recupero d'emergenza sarà la Kitty Hawk, che si trova a 350 miglia a sud-sud-est delle Bermude. Qui controllo Capricorn 1. Generale Anders. Buongiorno. Ciao, Emily. Come stai? Come va? Ciao, Hollis, come stai? Emily, che Ciao. Piacere. Salve, Hollis, tutto bene? Tutto bene, signor vicepresidente. Come sta il presidente oggi? Ah, come un leone, Hollis, grazie. Mi ha pregato di esprimere il suo rincrescimento per non poter presenziare a questo lancio. Ma ci sono problemi di grande importanza che richiedono la sua presenza a Washington. Come quello di essere rieletto? Signor vicepresidente, spero che lei e la sua signora stiate comodi. La NASA vorrebbe farvi omaggio di questi binocoli commemorativi per osservare meglio il lancio e come ricordo di questo giorno. Oh, grazie, un pensiero gentile. Molto bello. Ah, come ti chiami, figliolo? Hughes, signore, Mark Hughes. Impari alla svelta. Prometti bene. Grazie, signore. 10 minuti al lancio e il conteggio continua. Primo stadio ok. Secondo stadio ok. Secondo stadio ok. Il sistema rivelazioni inefficienze sul secondo pannello. Ok, ricevuto, sul secondo pannello. Capricorn 1, confermiamo TARS e MTS sono entrambi ok. Potete iniziare le prove di guida inerziale e i controlli OAMS. Ricevuto, Houston. Ragazzi, siamo pronti per chiudere il portello. Se qualcuno vuole uscire, è bene che lo faccia adesso. Ehi, hey, Horace, Marte è quello rosso o quello verde? Non mi ricordo. 20 miliardi di dollari per lanciare un imbecille nello spazio. Beh, io li avrei spesi meglio. Il colonnello Grubecker ha convalidato il completamento dei test del sistema di accensione. Il controllo riferisce che tutte le apparecchiature sono pronte. Luci verdi. Il dottor James Calloway, direttore del programma di voli umani nello spazio, in questo momento è a Houston ed è in contatto radio con l'equipaggio. Modulo di atterraggio OI. Chiusura completata. Capricorn 1, il modulo di comando dovrebbe essere completamente autoalimentato. Ricevuto, Houston. Siamo autoalimentati. Prova finale dello stato del veicolo. Inizio prova finale. La pressione del TLR è 45.2. Ok, Houston. Ok, Capricorn 1, ricevuto. Bru, tutti e tre, presto, dovete seguirmi. Ehi, ma che diavolo significa? Non c'è tempo per spiegare, per favore seguitemi. Ma sei matto? Ho detto che non c'è tempo per spiegare, è un'emergenza, per favore seguitemi e subito. Qui Paul Cunningham, controllo Capricorn 1. Le prove finali del veicolo spaziale sono state completate. La rampa di accesso sta ruotando. I sistemi di ristruzione sono tutti attivati. La pressione del TLR è 45.2. Ricevuto, Houston, 45.2. L'equipaggio ha completato le prove finali di sicurezza di volo del vettore. A meno 50 secondi dal lancio il vettore dovrà essere totalmente autoalimentato. Ciò darà inizio alle operazioni finali di lancio. Condizioni meteorologiche buone. Nuvole sparse a 10.000 piedi. All systems are go, all lights are green. We're at T-minus 3 minutes, 6 seconds, mark. The launch officer is given a go to begin the firing command automatic sequence. From now until T-minus 50 seconds, that system is preset. Initial stage thruster check is normal. Roger, we're coming up on T-minus 1 minute, 30 seconds. The final range safety checks are completed. The launch safety officer reports all systems are nominal and we are go at this time. The launch escape tower is now fully armed. In the event of an abort, the tower will carry the command module away from the launch vehicle. It will activate a system of drogue chutes at 10,000 feet. The flight crew reports all guidance and navigation systems are functioning properly. The range safety officer reports all tracking stations are operational. This is Capricorn Control. Ecco, l'enorme affare bianco laggiù. Non c'è da sbagliarsi. Qui Paul Cunningham, controllo Capricorn 1. Siamo a meno di un minuto al lancio e il conteggio prosegue. Tutte le apparecchiature sono ok. Luci verdi. Ora dovremmo avere la giusta potenza di spinta. Ricevuto, io. ANCS a valori nominali. Ok. Qui controllo Capricorn 1, meno 30 secondi al lancio. Tutte le apparecchiature sono ok. Luci verdi.
Ci vorrà un po' di tempo. Comandante, con queste starete più comodi. Meno 18 secondi al lancio. 15 secondi. 10 secondi. 9, 8, accensione. 6, 5, accensione motori esterni. 3, accensione motori interni. 1, 0, il lancio è stato effettuato. La traiettoria ascensionale terminerà a 35 minuti dal lancio. Ok, siamo partiti. Ricevuto, programma di guida completato. Traiettoria giusta, tutto ok. Ok, Capricorn One. 40 secondi dalla separazione. Il distacco del primo stadio avverrà nei prossimi 30 secondi. Distacco del primo stadio fra 10 secondi. Obico, Capricorn One. Ricevuto, Houston. Pronti per la separazione. Obico a 2 minuti e 29 secondi dal distacco. Pronti per la separazione. Pronti alla separazione, Capricorn One. Ok, Houston. 5, 4, 3, 2, 1. Distacco. Ok. Separazione avvenuta. Confermo. A 2 minuti e 43 secondi dal lancio. Accensione del secondo stadio. Accensione ok. La seconda accensione è avvenuta a 2 minuti e 46 secondi dal lancio. Il veicolo è a 47 miglia, altitudine 43 miglia, velocità 6.000 miglia orarie. Signor vicepresidente, la prego, porga i miei omaggi al presidente. Ma certo, lo farò con molto piacere, Hollis. Io spero, sì, insomma, qualunque sia il problema che gli ha impedito di essere qui oggi, io spero che riesca a venirne a capo. Questo è un pensiero molto gentile, Hollis. Sono certo che il presidente sarà lieto sapendo di avere il suo appoggio. Il presidente potrebbe avere molto più del mio umile appoggio se lui desse un po' più di appoggio a questo nostro programma. Ma Hollis, lei sa benissimo che il presidente è molto interessato al programma. Anch'io sono molto interessato a un sacco di cose, anche al brice di mia moglie. Ma non è la stessa cosa che appoggiare qualcosa. Hollis, c'è molta gente la quale crede che abbiamo abbastanza problemi qui sulla Terra che meritano la nostra attenzione prima di spendere miliardi di dollari per andare nello spazio. C'è anche molta gente la quale crede che il problema più grave è dimostrare la nostra forza in campo spaziale. È stato un vero piacere rivederla, Hollis. Il piacere è stato tutto mio, signor vicepresidente. Qui Paul Cunningham, controllo Capricorn One. Siamo a 2 ore e 16 minuti di volo. La navicella spaziale è ora in orbita ellittica con apogeo di 141 miglia e perigeo di 122 miglia. Il controllo missione è in contatto radio con l'equipaggio. Qui controllo Capricorn One. Benvenuto, colonnello Brubaker. Vuole seguirci, prego? Io non seguo nessuno finché non mi spiegate che diavolo sta succedendo. Le sarà tutto chiarito. Valle, voglio saperlo immediatamente. Colonnello, so che le sembrerà strano, ma stiamo lavorando per lo stesso fine. Non siamo vostri nemici. Prego, aspettate qui. Signori, dichiaro aperta la seduta. Buongiorno. Salve, dottor Kello, è piacere di vederla. Sa com'è, passavamo da queste parti, allora. So, perché non cominciate col sedervi? Prego. Ok. E ora sentite. Vi dico subito che se ci fosse stata un'altra soluzione, se ci fosse stata anche la più piccola possibilità di un'alternativa, avrei dato qualunque cosa per non essere qui con voi, qualunque cosa. Bru, da quanto tempo ci conosciamo noi due? Eh? 16 anni. Esatto. 16 anni. Avresti dovuto vederti allora, sembravi un soldatino di piombo appena uscito dalla scatola. E io, con le mani tutte sudate e accigliatissimo, raccontavo a tutti del mio sogno di conquistare ad ogni costo la nuova frontiera. E tutti mi guardavano come se fossi pazzo.
tu mi guardasti e mi dicesti sì. E ricordi quando Kay aspettava un bambino, andammo a prenderci una sbronza. Mi ricordo quando nacque Charles e ci andammo a sbronzare un'altra volta. Noi due assieme, Capitan Terribile e lo scienziato pazzo. Parlavamo di raggiungere le stelle e il barista ci disse che secondo lui avevamo bevuto troppo. 16 anni. E poi Armstrong arrivò sulla Luna e noi piangemmo. Eravamo così commossi. Willis, tu e Walker arrivaste in quel periodo, tutti pimpanti. E mi vedeste con la sola camicia che portavo andare eternamente in giro con un piccolo calcolatore in mano. Ma anche voi vi appassionaste in quello che facevamo. Ricordo benissimo quando Glenn portò a termine il primo orbitaggio del Mercury. Avevano messo dei televisori giganti alla stazione centrale e decine di migliaia di persone persero il treno per rimanere a guardare. Ma poi, quando l'Apollo 17 arrivò sulla Luna, la gente cominciò a telefonare alla TV per protestare perché la replica di Lily e io era saltata. La replica, badate bene, avrei capito se fosse stata una nuova serie, in fondo sempre meglio di una passeggiata lunare, ma erano repliche. È incredibile. E poi all'improvviso tutti cominciarono a lamentarsi per l'eccessivo costo. Valeva la pena di spendere 20 miliardi per andare su un altro pianeta? E allora il cancro e il sottosviluppo non sono più importanti? Quanto si può valutare un sogno? Dico io, da quando in quale amministra un contabile le idee? Sapete chi presenziava al lancio oggi? Non il presidente. Il vicepresidente, ecco chi. Sì, il vicepresidente e la sua bella moglie. Il presidente era occupato. No, non era occupato. Aveva solo un po' di paura. Ci andai 2 mesi fa, lui mise i piedi sulla scrivania di Woodrow Wilson e mi disse, Jim, metticela tutta. Il congresso non mi dà pace. Cercano una scusa per annullare il programma. Non possiamo permetterci un altro insuccesso, assolutamente. Non puoi fallire. Vi mando tutti i miei migliori auguri. I miei migliori auguri. Io ho visto solo il suo ipocrita vicepresidente. Ecco chi mi ha mandato. E così eccoci qua. Dopo tutti i nostri sogni e tutte le nostre speranze, lui si siede in poltrona con tutte le bandiere dietro la scrivania e ci dice che non possiamo permetterci un insuccesso. Invece, guarda un po', l'insuccesso c'è stato. Un fiasco colossale, completo, incontrovertibile, made in America. Quei farabutti della Con Amalgamete ci hanno fornito un sistema di alimentazione scadente, altrimenti non ci avrebbero guadagnato abbastanza. Le cose erano andate sempre così. La Con Amalgamete ci guadagnava sempre, ma noi avevamo la nostra brava alimentazione. Che cosa c'era di male? Solamente, questa volta hanno voluto guadagnarci un po' troppo. 2 mesi fa scoprimo che l'alimentatore era difettoso. Voi sareste tutti morti nel giro di 3 settimane. Non avreste avuto scampo. Io dovevo solo denunciare il fatto e annullare la missione. Il congresso avrebbe aperto un'inchiesta, il presidente conservato la poltrona e noi saremmo rimasti senza missione. Che cosa sono 16 anni? Solo una goccia nel mare. Il discorso finisce qui. Ora ci avvicineremo a quel che si dice il momento della verità. Venite con me. Devo mostrarvi una cosa. Il tempo di combustione sarà di 5 minuti e 45 secondi. Ricevuto. Tempo di combustione del Delta V, 3 minuti e 3 secondi. Io aprirò questa porta e entreremo in un altro ambiente. Voi verrete con me, vedrete delle cose. Risponderò alle vostre domande. E vedremo di... Beh, comunque seguitemi. Non crederete davvero di riuscire a farla franca? Non lo so, c'è una possibilità. Forse non è granché, ma è sempre una possibilità. Chi altro ne è informato? Quasi nessuno. Houston sta seguendo il volo vero e proprio. Tutta la telemetria gli arriva dal modulo di comando, anche le vostre voci e i dati medici. Abbiamo registrato tutto durante le prove di simulazione. Loro non lo sanno. Da voi vorremmo solo la simulazione delle trasmissioni televisive durante il volo e l'arrivo su Marte, nient'altro. Solo di apparire in televisione. Nient'altro, eh? Solo di apparire in televisione.
Abbiamo modificato il cervello elettronico di bordo in maniera che il veicolo ammarerà 200 miglia fuori bersaglio al suo rientro sulla Terra. Vi porteremo in aereo su un'isola della zona. Là sarete trasferiti su un elicottero. L'elicottero vi trasporterà verso la capsula spaziale e voi ci entrerete. Alle unità di recupero occorrerà almeno un'ora e mezza prima di raggiungere il punto di amarraggio e nel frattempo voi sarete già dentro la capsula. Quando la nave appoggio arriverà sarete ancora all'interno, naturalmente, e il personale specializzato provvederà a farvi uscire dalla capsula. Hai pensato a tutto? Non lo so, ma spero di sì. E sei sicuro che ti asseconderemo, vero? Non sono sicuro. E se diciamo di no? No, non lo direte. Non mi direte di no. Quando arriva qualcuno a dire che stiamo partecipando a Specchio Segreto? Sentite, credete che mi piaccia questa storia? Non pensate che anch'io mi senta stravolto da questa follia mentre vi parlo di registrazioni, di trasmissioni televisive simulate e di un'isola a 200 miglia dal punto di ammaraggio? No, neanch'io so bene che cavolo sto combinando. Però credo che sia molto importante, che ne valga la pena. Beh, non ne sono proprio sicuro, lo spero soltanto. Io ho voglia di dare di stomaco. E che cosa risolveresti? E perché? Tutto questo che risolverà? Terrò in vita qualcosa che non deve morire. Prima di cominciare a moraleggiare, perché non vi date uno sguardo intorno? Pensate a quello che abbiamo fatto e a quello che possiamo ancora fare. A quello che significheremmo per questo paese. Oggi a nessuno frega più niente di niente. La gente chiude il garage, spranga la porta di casa, si nasconde sotto il letto. Ha perfino paura di accendere il televisore per non sapere dal telegiornale che cosa è successo. Non c'è più niente in cui credere. E voi volete far fallire tutto questo adesso. Pensate alle conseguenze che avrebbe per tutti noi. Mi dispiace, ragazzi, mi dispiace davvero molto, ma non so cos'altro fare. Anch'io cammino sul filo di un coltello, proprio come chiunque altro. Avanti, vorreste essere quelli che daranno al mondo un altro motivo per non credere più in niente? Avanti! Tutto questo è molto bello. In fondo il tuo discorso è logico. Mentendo faremo in modo che la verità e gli ideali non vadano perduti. Ma io non sono d'accordo. Noi non accettiamo di prendere parte a questa gigantesca truffa con la quale rischiamo di recare un grave danno al paese. Tu sei molto abile, Jim, devo riconoscerlo, molto abile. No, stai stravolgendo il mio discorso. Non ti sottovalutare. E tu non sottovalutare il programma. E tu non sopravvalutarlo. Io non credo che l'annullamento di una missione oppure il taglio dei finanziamenti significhi la distruzione dell'America. Non è così semplice e tu lo sai. No, non lo so. Se il solo modo di tenere qualcosa in vita è di commettere un'azione di cui mi vergogno, non so quanto ci tenga a tenerla viva. Ti prego, Bru, non parlare così. Che cavolo significa, ti prego, Bru, non parlare così? Che significa? Io non credo che questo sia giusto. Tutto il resto sono balle. Tu ci devi aiutare. Come sarebbe, devo? Che ci devi aiutare. E se rifiutassi? Ti prego. Ti prego, non mi mettere alle corde. Sei pazzo. Lo sai che sei pazzo. Tu ci hai messo in questo impiccio e sei tu che non vuoi essere messo alle corde. Le vostre famiglie. Che c'entrano le nostre famiglie? Vi prego, dovete aiutarci. Che c'entrano le nostre famiglie? Voi dovete collaborare. Questo non dipende da me soltanto. Non è solo opera di un paio di scienziati matti, lo capisci? C'è di più. C'è qualcun altro coinvolto. Ci sono forze interessate che hanno molto da perdere. È gente potente. La cosa si è ingrandita e adesso è nelle loro mani. E che c'entrano le nostre famiglie? In questo momento stanno rientrando a Houston. Viaggiano tutte sullo stesso aereo. No, non dici sul serio. Ti prego, Bruno, non mi costringere. Brutto figlio di puttana, dimmi tutto. Sono su un aeroplano. Cristo, si può sapere cosa vuoi? Che te lo scriva! C'è un congegno installato su quell'aeroplano. E a terra c'è qualcuno che se non dovesse ricevere il mio ok lo farà esplodere. Ma cerca di capire. Non c'è nessun motivo che si arrivi a questo. Tu devi collaborare. La cosa ormai è decisa, è troppo importante. Non lo farai. Dimmi che non lo farai. No, non posso assicurartelo, Bru. Questo caffè fa schifo. No, mica tanto. Come no? Fa proprio schifo. E tu non lo bevi? Io non faccio altro che scartare cose. Quando mi sveglio devo togliere il cellofan dal bicchiere. Il sapone è nella carta dell'Holiday Inn. Perfino il cesso ha una striscia di carta con un bigliettino dell'albergo che dice che quella striscia l'hanno messa per tutelare la mia igiene. Io vivo nel terrore che se resto a letto prima o poi arriva la cameriera e mi sigilla con lo scotch dentro la coperta.
Sei un neuropatico. Vedrai, tra un po' non saprai nemmeno in che città sei. Sfido chiunque a dirmi la differenza tra l'Holiday Inn di Houston e l'Holiday Inn di Cincinnati. Le camere sono identiche, la musica negli ascensori è identica. Perfino le cameriere con la faccia bistrata sono identiche. Non sai mai dove sei fino a quando non leggi il giornale dopo colazione. Io non ci faccio caso. Ah, in fondo neanche io tanto. È solo che vorrei poter fare tutto questo con una donna che mi interessa. Una donna con cui dividerlo. Tutte balle. Ma sei proprio una cinica. Non sono cinica. Se vuoi rimorchiare devi essere più originale. Come sarebbe a dire? Beh, per esempio prendiamo Liz Haller. Si presentava candidata per la Pennsylvania. La imbambolasti col fatto che tu e lei eravate testimoni dell'evolversi della storia. Beh, era migliore del cellophane sulla tazza del cesso. Ma perché? Tu credi che io voglia solo portarti a letto? Sì. Ma non è possibile. Tu neghi l'esistenza della sincerità. Nego che tu ne sia provvisto. Sono fiero di non essere come te. Io ho le gambe più belle. Ok, ok, mi arrendo. No, non ti dare per vinto. Prova a cambiare tattica. Tu quale mi suggeriresti? Ecco, per esempio, prova a dire: vorrei portarti a letto. Credi che funzionerebbe? Meglio che chiedermi di volere dividere un cesso sigillato, non credi? Vorrei portarti a letto. Vai a fare in culo. Eccola, signora, una dichiarazione. Prego. Ho avuto notizie dalla base spaziale. Che cosa pensa di questa missione su Marte? Che cosa si prova a essere la moglie? Mi dispiace di avervi fatto aspettare tutto il giorno fuori di casa. Non ho molte cose da dirvi, solamente che sono molto eccitata e molto fiera. Sembra che tutto stia andando per il meglio. Il dottor Kelway ha telefonato per dire che Bru e l'equipaggio sono di ottimo umore. E tutto questo ha cambiato la sua routine familiare? Domanda geniale. Beh, i bambini continueranno ad andare a scuola e cercheranno di condurre un'esistenza normale. Non penso ad avere altro da dirvi. Grazie per essere venuti. Sono uscita solo per salutarvi. Me ne torno in casa. Arrivederci. Grazie. Grazie. Dottor Bergen, scusi. Sì, Elliot? Potrei parlare un momento con lei? Cosa c'è? Ecco, cioè, avrei un problema, signore. Che c'è? Non si sente bene? Oh, sì, signore, si tratta dei segnali. Che cosa hanno i segnali? Ecco, c'è qualcosa che non mi spiego. Pensa che possa esserle di aiuto? Io lo spero. Vede, ho fatto un controllo personale sulla trasmissione dei segnali. Personale? Sì, signore. Ah, molto apprezzabile. E i segnali televisivi arrivano prima dei segnali provenienti dall'astronave, come se fossero più vicini, molto più vicini. Non è possibile, ci deve essere un guasto nei suoi apparecchi, Whit. No, io non credo, dottor Bergland. Vede, ho controllato due volte quella console. Qual è la sua console? La 36. Ah, ecco perché. Abbiamo avuto dei problemi col circuito della 36. Era successo anche in precedenza. La faremo revisionare. E grazie per avermi avvertito del problema. Lei dimostra dell'iniziativa. E questo è lodevole. Cunningham, controllo Capricorn 1. Sono trascorsi 131 giorni, 4 ore e 15 minuti dall'inizio della missione. Mancano 5 minuti all'atterraggio. Le mogli degli astronauti sono arrivate al centro controllo missione alle 2.30, ora del versante atlantico. Tra pochi minuti dovremmo ricevere i segnali dall'astronave. Vi ricordiamo che occorrono 21 minuti prima che i segnali da Marte raggiungano la Terra. Non c'è la possibilità di comunicare in contemporanea con Capricorn 1 e quel che vedremo è successo 21 minuti prima. Qui controllo Capricorn 1. Comincia ad arrivare qualcosa. Stiamo passando su una frequenza secondaria. Houston, qui Capricorn 1. Il distacco tra il modulo di comando e il modulo di atterraggio è stato ok. Vedo il modulo di comando attraverso lo plot. Il tempo di combustione del Delta V è 3 minuti e 3 secondi. 3 minuti e 3 secondi, esatto. Dovremmo entrare in contatto con il modulo di comando tra poco. Houston, qui modulo vedrete. Di comando di Capricorn 1. 5 minuti dopo l'atterraggio, quell'idiota di Price chiamerà per dirmi che il presidente è molto compiaciuto.
Se i nostri dati sono esatti, la loro altitudine è 2 miglia.2, angolo di caduta 20 gradi, discesa verticale 44 yard e 6 piedi al secondo. Abbiamo passato la quota di accesso. Altitudine 950 piedi. Tutto ok. 15 secondi. 15 secondi. 10 secondi. 10 secondi. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Houston, qui Capricorn 1. Abbiamo atterrato. Sì? Il vicepresidente in linea. Pronto? Salve, signor vicepresidente. Sì, è assolutamente magnifico. Un motivo di orgoglio per gli americani. Dica al presidente che è molto bello da parte sua. Le sono grato, molto grato. Grazie. I miei rispetti alla gentile signora. Sì. Arrivederci. Stronzo. Dottor Calloway, le potrei parlare un momento? Ma certo, Elliot. Qual è il problema? C'è qualcosa che non riesco a capire. E cioè? Io non so esattamente. Si tratta dei segnali. Ne parlai al dottor Bergen qualche tempo fa e lui disse che c'era un guasto alla console. Vorrei che lei ci desse uno sguardo. Qual è la sua console, Witter? In telemetria, la numero 36. Ah, sì, il dottor Bergen me ne ha parlato. L'abbiamo fatta riparare. Sì, lo so, signore. È che continuo a ricevere gli stessi dati. Quali dati? Vede, signore, io ho fatto una prova personale a scopo di controllo e i dati risultano diversi. Ah, ha fatto un controllo personale. Sì, signore. Io non credo che sia la console. Va bene, la disattiveremo e disporrò che venga ricontrollata. Grazie, Elliot, per avermi messo al corrente. Dov'eri, signore? Qui Paul Cunningham, controllo Capricorn One. Il direttore di volo informa che l'equipaggio del modulo di atterraggio ha ricevuto l'ok per la prima escursione sulla superficie di Marte. Poiché il divario di tempo renderebbe impossibile una conversazione, l'equipaggio ha portato con sé un messaggio registrato del Presidente degli Stati Uniti. Qui controllo Capricorn One. Houston, stiamo per attivare la telecamera. Siamo pronti, Capricorn One. Houston, dovreste ricevere le immagini. Sì, le riceviamo molto bene. Sono uscito dal portello, Houston. Sono sulla scala. Houston, la tuta resiste bene. La scala è stabile. Sono a 3 scalini dalla superficie. Mancano 2 scalini. Houston, sono all'ultimo scalino. Houston, sto per toccare la superficie. Pronti con rallentatore. Compio il primo passo di questo viaggio di pace per tutta l'umanità. Rallentatore. Houston, sono sulla superficie. Bene, Capricorn One. Procedete. Comincio a camminare. La superficie è solida. La visibilità è buona. Mi dirigo verso la telecamera. Il suolo è compatto. La superficie appare polverosa. Ora prendo la telecamera. L'immagine ballerà per un po' naturalmente. Il fondo è buono. Ora sistemo la telecamera al suolo. Le rocce sembrano molto porose.
Houston, sono fuori dal portello. Houston, sono sulla scala. Pronti con rallentatore. Houston, sto per toccare la superficie. Rallentatore. Houston, sono sulla superficie. Ora pianteremo la bandiera. Noi prendiamo possesso di questo pianeta in nome dell'America. Ne prendiamo possesso in nome di tutti i popoli del pianeta Terra, con la speranza che la nostra missione incrementi la comprensione tra le razze umane. Ecco, adesso Walker dovrebbe far partire il nastro col messaggio inciso dal presidente. Houston, parto col nastro. Agli uomini di Capricorn One, vi porto il saluto dei vostri compatrioti americani e di tutti i cittadini del mondo. Voi siete così lontani da noi. Alla luce occorrono più di 20 minuti per raggiungervi da qui. Voi vivete in un tempo diverso dal nostro, il futuro. Non saremo più gli stessi, perché questo momento, più di ogni altro momento della nostra storia, ha fatto capire a tutte le genti del mondo che apparteniamo ad un pianeta che è parte di un sistema, che è parte dell'universo. Noi siamo minuscole particelle, capaci di meschinità, ma anche capaci di vivezza d'ingegno. Sappiamo quanto possiamo essere malvagi, ma ora voi, uomini del Capricorn One, ci avete mostrato anche quanto possiamo essere grandi. Mostrandoci fino a dove possiamo spingerci, voi avete oltrepassato l'ultima grande frontiera e ci avete mostrato che cosa siamo. Un popolo di colore, religione e ideologia diversi, ma pur sempre un solo popolo. Voi siete la verità che è in noi. Voi siete la realtà. Non vi abbandoneremo mai. E vi saremo eternamente grati. Dopo una cauta valutazione e una dolorosa introspezione, ho deciso di darti la possibilità di tornare in possesso dei tuoi $50. No, non mi va di giocare. All'americana, $5 a partita. Non mi va? $10. Dico davvero? Anch'io, e ti do il vantaggio del primo colpo. Si può essere più fessi di così. Sei ubriaco. Doveva esserci un motivo per sentirmi così bene. Io vado a bere una cosa. Sotto quella tua camicia da 4 soldi vedo che hai un cuore. Magari sarà sanforizzato, ma è un cuore. Mike! Mi hai concesso il primo colpo. Te l'ho detto, sono sbronzo. Giornata dura in ufficio, Kyle. Non ne voglio parlare. Hai sbagliato qualche moltiplicazione? Non ci capisco niente. Ho fatto un controllo dei miei segnali di trasmissione. I dati non tornavano e l'ho detto al dottor Bergen. Mi è sembrato incavolato per la mia iniziativa. Ha detto che doveva esserci un guasto. L'ho detto al dottor Kelly e lui mi ha risposto la stessa cosa. E beh, che ti aspettavi? Le medaglie al merito? No, non dico questo. Sapranno quello che fanno. È evidente che quei dati non possono essere giusti. Se sai che i dati non possono essere giusti, perché cavolo te la prendi? Ma per come hanno reagito? Nessun controllo, niente. Mi hanno guardato come un bambino e mi hanno dato una caramella. E che dati sarebbero? No, mi rendo conto che è ridicolo. E allora continuiamo a giocare. Quei segnali venivano al massimo da 300 miglia. Quali segnali? I segnali televisivi. Mi hai fatto passare la sbronza. Ripetimi un po' quello che hai detto. Ehi, Caulfield, telefono. Pronto? Sì, sono Caulfield. Cosa? Ah, mi scusi, ma deve parlare più forte. Ci deve essere un'interferenza o una cosa del genere. Non la sento bene. Chi? Non capisco cosa vuole. Guardi, se chiama il giornale, saranno felicissimi di mandare qualcuno a coprire la notizia. Sì, deve chiedere dell'ufficio incarichi speciali. Incarichi speciali, esatto. Ma le pare? Qualcuno ha fame? No.
Ah, le meraviglie della scienza americana. Noi siamo qui, a milioni di miglia dalla Terra, e possiamo farci portare una pizza. Io non ci sto. A fare cosa? Domani non mi infilo in quel coso. Per dire a mia moglie che tutto sta andando per il meglio, non me la sento. No, no, sul serio. Io ho due bambini con degli occhi bellissimi. E gli ho sempre detto che sarebbero stati orgogliosi del loro padre. Come lui lo era di loro. E adesso devo tornare a casa, li devo abbracciare, baciare, li devo guardare negli occhi e dirgli che sono stato veramente su Marte. Non lo so, forse è meglio questo che tornare a casa e dirgli che non è vero niente. Vorrei tanto sapere cosa è giusto fare, ma non lo so. No, siamo rinchiusi qui da mesi a raccontare bugie. E adesso mi sono proprio stufato, basta. Ok. Metti che domani alla televisione votiamo il sacco. Che cosa avremo ottenuto? Rovineremo la cena a un sacco di gente. Abbiamo già rovinato noi stessi. Allora mi dite che ci guadagniamo a rovinare anche gli altri. Ha ragione lui. Noi siamo stati al gioco per te e per le nostre famiglie. Ora che vuoi fare? Circondarti di un meraviglioso alone di gloria? E finire distrutto, polverizzato dalle polemiche? E le nostre famiglie. Non pensi alle nostre famiglie? Ma sì. Lo so. Cazzo. È la cosa migliore che uno di noi abbia detto da 3 settimane. Che cosa? Cazzo. No, no, non posso farlo. Chiama il dottor Calloway. Allora, tutto a un tratto, noi stiamo dalla parte dei cattivi e tu da quella della verità e della giustizia. Potremmo avere problemi con Brubaker domani. Se trovassi le parole. Ma quali parole, Bru? Sarebbe capace di tutto questa gente. E abbiamo le famiglie là fuori. Io dico una cosa, ormai siamo in ballo e dobbiamo continuare a ballare. Nessuno può decidere per tutti. Dobbiamo farlo insieme. Signorina, mi scusi, sto chiamando un numero da un'ora ed è sempre occupato. Potrebbe controllare se per caso è guasto. Sì, lo so che non è compito suo. Sì, si tratta di un caso di emergenza. Grazie. 8733657. No, 3657. Signor Elliot Witter. È guasto? La ringrazio molto, signorina. Qui Paul Cunningham, controllo Capricorn 1. Siamo a 223 giorni, 6 ore e 32 minuti dal lancio. Tutte le apparecchiature sono ok, luci verdi. Siamo in attesa dell'ultima trasmissione televisiva dal modulo di comando in viaggio verso la Terra. Sarà una conversazione tra l'equipaggio e le mogli. Questa è la prima volta in cui l'equipaggio si trova così vicino alla Terra da rendere possibile una normale conversazione. Qui controllo Capricorn 1. Capricorn 1 qui Houston. Capricorn 1 qui Houston. Ok Houston. Qui Capricorn 1. Houston, ricevete le immagini? Sì, Capricorn 1, le riceviamo. Abbiamo qui 3 signore impazienti di parlare con voi. Ricevuto, Houston. Anche noi siamo impazienti. Ok, parlate, ma siate brevi. Non vi dimenticate che questa è un'interurbana. Jack! Jack, sono Elizabeth. Ciao, Elizabeth, come stai? Ti trovo bene. Grazie. Non possiamo vedervi da quassù, ma hai una voce stupenda. Jack, mi manchi. E anche ai ragazzi. Ma mi mancate anche voi più di quanto pensiate. Peter? Sono Sharon. Ti avevo detto di non chiamarmi qui. Come stai, bene? Sto benissimo. Come sta Sandy? Ha avuto la parte di Wendy nella recita di domani. Fanno Peter Pan. Ah, che brava, fantastico. Ti sento così vicino. È difficile pensare che sei così lontano nello spazio. Sì, anche per me è difficile credere. Bru? Ciao, Kay. Sono molto fiera di te. Mi senti, Bru? Sì. Ho dei dubbi su Brubaker. Tienti pronto. Bru, ho una sorpresa per te. Cosa? Ho detto che ho una sorpresa per te. Che sorpresa? Charles ha scritto un componimento per la scuola e ha vinto un premio. Te lo posso leggere? Bru, mi senti? Sì, leggilo pure.
Non mi convinci. Vuole che interrompa? Ti dirò io quando. Mio padre, di Charles Brubaker Jr. Mio padre è lontano da me adesso. È andato su Marte. Mi manca molto. Mi manca sempre quando va via. Però non sono triste. Un tempo lo ero quando se ne andava. Ricordo che un giorno mi disse una cosa. Mi disse che un uomo non può vivere solo per se stesso. Mi disse che lui stava cercando di fare qualcosa di buono per tutta l'umanità. Io so che è quello che sta facendo adesso. Sta facendo qualcosa per tutti, per dar loro una vita migliore. E questo significa che sta facendo anche qualcosa per me. E così, anche se è lontano, in fondo è come se stesse vicino a me. Ecco perché non sono triste. Ecco perché sono fiero di mio padre. Gli voglio tanto bene. Kay. Sì, che c'è? Voglio dirti una cosa. Attento, sta pronto. So che tutto questo non è stato facile per te e i ragazzi. Voglio dirti che ti amo. Ringrazia Charles per il complimento. È molto bello. D'accordo. Digli che quando torno lo porterò di nuovo a Yosemite Park. Come quest'estate. Va bene, bro. E anch'io voglio dirti che ti amo. Tantissimo. Il tempo è scaduto, ragazzi. Ok, Houston. La prossima volta che vi vedremo starete tornando a casa. Ricevuto. Congratulazioni, Capricorn One. C'è Elliot Witter, gli dica che c'è Caulfield. Chi? Witter, Elliot Witter. Qui non c'è nessuno che si chiami Witter. Ha sbagliato appartamento. Questo è l'appartamento 228, giusto? Sì. Ah, forse ha sbagliato palazzo. Sa, sembrano tutti uguali. Sì, è vero, ma qui siamo al 4311 del Claridge, non è così? Sì, è così. Elliot Witter abita al 4311 di Claridge, appartamento 228. Cos'è, uno scherzo? Sono stato qui un milione di volte. Elliot è un mio amico e abita in questo appartamento. Senta, signore, chiunque lei sia, io sto pulendo il fornello, il mio fornello, nella mia cucina, nel mio appartamento. E adesso, per favore, mi lasci in pace. Un momento, aspetti un momento. Guardi che io non sono un pazzo, non sono un rapinatore. Sto cercando il mio amico e lui vive in questo appartamento, glielo giuro. Tolga subito il piede dalla mia porta se non vuole che chiami la polizia. Adesso sta cominciando ad esagerare. Senta, posso provare di essere già stato qui. Lo conosco, questo appartamento. Allora? Allora che aspetta? Se ne vuole andare o devo chiamare la polizia? Thank you.
Cunningham, controllo Capricorn One. Siamo ora a 259 giorni, 14 ore, 12 minuti dal lancio. Tutte le apparecchiature sono ok, luci verdi. La nave appoggio, la portaerei Oriscari, è pronta a intervenire. Se l'ammaraggio avverrà nella zona prevista, passeranno 18 minuti prima dell'apertura del portello dell'astronave. L'equipaggio riceverà sul ponte della Oriscari il benvenuto del comandante Ermark, dopodiché verrà sottoposto ai primi esami medici. Stasera alle 8, ora del Pacifico, l'equipaggio parteciperà alla celebrazione della sua impresa con un banchetto con sorpresa finale, una torta alta a 40 piedi rappresentante la rossa superficie di Marte. Mancano 23 minuti e 12 secondi all'inizio della fase di rientro. Qui controllo Capricorn. Un elicottero vi sta aspettando sull'isola, signori. Vi porterà nel punto dove ammarerà l'astronave. All'Oriscan occorrerà circa un'ora e mezza per raggiungervi, quindi non c'è fretta. Tutte le luci sono verdi. Ricevuto, luci verdi. Procedura di controllo congegno di separazione. Procedura di controllo congegno di separazione. Congegni esterni. Congegni esterni, ok. Congegni interni. Congegni interni, ok. Come andiamo? Forse c'è un problema, signore. E cioè? Sono un po' fuori rotta. Ah sì, e di quanto? Di 200 miglia circa. Così tanto? Sì, signore. Impiegherebbero almeno un'ora e mezza prima di raggiungerli. Mi tenga informato. Certo, signore. 6, 5, 4, 3, 2. Capricorn One, qui Houston. Capricorn One, incandescenza sullo scudo termico. Ci sentite? Capricorn One, qui Houston. Incandescenza sullo scudo termico. Ci sentite? Capricorn One, qui Houston. Capricorn One, qui Houston, incandescenza sullo scudo termico, ci sentite? Capricorn One, qui Houston, ci sentite? Capricorn One, qui Houston, ci sentite? Capricorn One, qui Houston. WCLOA. Capricorn One, qui Houston, ci sentite? Capricorn One, qui Houston. Capricorn One, incandescenza sullo scudo termico. Ci sentite? Capricorn One, qui Houston. Capricorn One, qui Houston. Capricorn One, qui Houston. Capricorn One, qui Houston. Capricorn One, incandescenza sullo scudo termico. Ci sentite? Capricorn One, qui Houston. Qui Paul Cunningham, controllo Capricorn One. Ci hanno appena informato di un guasto improvviso. Non sappiamo ancora di che si tratta. Vi terremo informati. Qui controllo Capricorn One. Charles, tu e Sandy andate di là. Mamma. Charles, va di là, ti ho detto. Ma mamma, Charles, ho detto vai di là! Capricorn One, qui Houston. Signore e signori, devo leggervi un breve comunicato. E poi risponderò alle vostre domande. Deve essere successo al rientro. Qualcosa non ha funzionato al rientro. Perché non ci hanno detto niente? Non vogliono che sappiamo che cosa è successo. Ma cosa è successo? Dove cavolo è che è lui? Dove siamo noi, piuttosto. Esattamente a 259 giorni, 15 ore e 11 minuti dall'inizio della missione Capricorn One. Cioè 2 minuti e 8 secondi dopo il rientro nell'atmosfera, al centro spaziale di Houston si è accesa la luce rossa dello scudo termico del modulo. Ragazzi, siamo morti. Che? Siamo morti. Peccato, era un tipo così simpatico. Abbiamo cercato di stabilire subito un collegamento radio con la nave spaziale, ma non ci è stato possibile. È ammarrata fuori rotta, ma perché non ci hanno avvertiti? E se non è ammarrata, o si è staccato lo scudo termico, o non si sono aperti i paracadute. In un caso o nell'altro noi siamo morti. Lo scudo termico si è evidentemente distaccato dal modulo di comando. E come sapete, lo scudo termico è l'unica protezione del modulo contro l'aumento della temperatura durante il rientro nell'atmosfera. La navicella si è disintegrata esattamente 12 secondi dopo la perdita dello scudo termico.
In questo momento Calloway starà facendo un discorso sul meraviglioso coraggio e sulla dedizione che avevamo. Non posso descrivervi adeguatamente i nostri sentimenti. Questi uomini erano parte integrante della famiglia del nostro programma. Se qualcuno un giorno ci rivedesse, capirebbe il trucco. E quindi non possono permettersi di lasciarci vivi. Questa è la fine del mio comunicato. Avete informato le famiglie? Sì. Io non credo che a questo punto ci resti molta scelta. L'unica speranza è squagliarcela di qui. C'è qualcuno che non è d'accordo? Quando è stato controllato per l'ultima volta lo scudo termico? Durante tutta la fase di rientro c'è stata una serie di controlli periodici e tutti questi controlli ci hanno confermato che lo scudo era in regola. No, non ho ancora parlato al presidente, ma conto di farlo tra poco. Vorrei dire che il presidente è stato una fonte costante di incoraggiamento per tutti noi del programma. Questa missione significava molto per lui, come per noi. Questa tragedia segnerà la fine del programma spaziale? Non lo so. Non si può andare così lontano senza che capitino incidenti lungo il cammino. Ciò non significa che l'obiettivo non sia importante. C'è gente che ha dato molto per questa missione. Nel 1967 ci fu l'incendio dell'Apollo 1. Non ci arrendemmo, anche se ne restammo sconvolti. E abbiamo continuato, anche loro l'avrebbero voluto. Oggi questi uomini straordinari hanno dato la loro vita nel tentativo di ampliare gli orizzonti della scienza umana. Questi uomini hanno dato la vita per un ideale. Ditelo voi. Io lo chiedo a voi, lo chiedo a voi tutti. Dovrete essere voi a dirmelo. Come possiamo onorare la memoria di questi uomini? Rinunciando al loro sogno? Dicendo che è stato tutto inutile? Datemi voi la risposta. Abbiamo perso la ruota di sinistra. Cerca di far rientrare l'altra. Hai idea di dove siamo? No. In che direzione andiamo? Ovest. Arrivati alla costa, andremo a nord. Dobbiamo cercare di raggiungere una città, un posto che sia abitato. Trovare un giornale, una stazione televisiva. Insomma, qualunque posto in cui possiamo essere visti ed è tutto finito. Non sono sicuro che sarebbe finita. Le nostre famiglie, i figli, pensano che noi siamo morti. Già. Chissà se quando ci rivedranno, quando tutti sapranno, chissà se saranno felici. Forse per loro sarebbe meglio se fossimo morti. Oh, Cristo. Questa è la spia del carburante, siamo fottuti. Te l'ho sempre detto di non partire mai senza fare prima il pieno. Di, quanto ne è rimasto? Siamo già in riserva. Magnifico. Cerchiamo di localizzare una zona pianeggiante. Laggiù, dietro quelle colline. Tu dici che ce la fai ad atterrare?
Giù i flaps. Finalmente su Marte. Abbiamo una ventina di minuti di vantaggio. Non sarà difficile avvistare quest'aereo dall'alto. Ci sono due alternative: o restiamo insieme o andiamo in direzioni diverse. Ehi, c'è una cassetta di emergenza qui. C'è una lattina d'acqua a testa. E un razzo a testa. John, tu prendi l'accendino. Peter e io ci dividiamo i fiammiferi. Chi vuole la pistola? Io no, mi sparerei su un piede. Io sparerei sul suo. Tu prendi il coltello. Allora, se uno di noi viene catturato o non ce la fa, spari un razzo. Così gli altri lo sapranno. Io proseguo verso ovest. John, tu verso nord. Peter, tu vai a sud. Siamo venuti da est, quindi è inutile ritornarci. Non c'è molto tempo, né molte cose da dire, possiamo andare. Se uno di noi ce la farà, beh. Charles, tu la sai quella del tizio che doveva fare il clistera a un elefante? Grazie. Tu la conosci? Me la racconti quando siamo a casa. Ringrazio Charles per il componimento. È molto bello. E digli che quando torno lo porterò di nuovo al Yosemite Park, come quest'estate. D'accordo. La fine di questo, ripassalo. D'accordo. Venite, bambini, disse Mr. Knox. Tutti intorno a me. Facciamo un bel gioco, né sciocco né vecchio. Il gioco dell'occhio. Vediamo un po', Sandy, quante cose hanno gli occhi? Beh, sono la testa gli occhi. Ah, no, gli occhi sono sei di più. Vediamo se lo sai. Non lo so. Allora, l'occhio ce l'ha la campana e si chiama batocchio. L'occhio ce l'ha la tua gamba e si chiama ginocchio. L'occhio ce l'ha il pasticcione e si chiama pastrocchio. Anche lo stagno ce l'ha. E si chiama? Ranocchio. E adesso un altro gioco, Mr. Knox. Un giorno un pazzo, vestito di pizzo, cadde in un pozzo dove c'era un gran puzzo. E arrivò in fondo che era ancora tutto d'un pezzo. C'era una volta un vecchio, senza un orecchio, che stava in un... Avanti. Adesso cercatela voi un'altra rima. Un vecchio senza un orecchio stava in un... Secchio! Secchio! Secchio.
Brava, Sandy, molto brava. Vecchio, orecchio, specchio, secchio. Sì? Vorrei parlare con la signora Brubaker, mi chiamo Caulfield. La signora Brubaker non vuol vedere nessuno per il momento. Le ho telefonato stamattina, credo che mi stia aspettando. Com'è il nome? Caulfield, Robert Caulfield. Ah, sì, la signora la sta aspettando. È fuori sul patio, da quella parte. Grazie. Signora Brubaker? Ah, signor Caulfield. Si accomodi, prego. Signora Brubaker, prima di tutto io vorrei farle le mie condoglianze. Noi siamo tutti... Lo so, le sono molto grata. La prego, non si senta a disagio con me. Non potrei sopportarlo in questo momento. Io la capisco. Lei pensa di disturbarmi e... forse è vero, ma per me è una distrazione. Mi ha detto che è una cosa importante. Di che si tratta? Signora Brubaker, forse non sarà importante per lei, ma sto cercando qualcosa che potrebbe esserlo per me. È personale. Lei è un reporter, vero? Sì, ma come le ho detto, non è un'intervista quella che voglio. Vorrei farle qualche domanda sull'ultima volta che parlò con suo marito dopo l'atterraggio su Marte. Sì, mi dica. Forse le sembrerà strano, signora, ma la prego, non ce l'abbia con me. Poco prima della fine della conversazione, il colonnello Brubaker le disse qualcosa riguardo a una vacanza e lei reagì come se non avesse capito di cosa stesse parlando. E perché questo le interessa tanto? Come le ho detto, è un fatto personale. Ma è personale anche per me. La prego di credere che non sto cercando di metterla in imbarazzo. Ma in che senso pensa che siano affari suoi? Vorrei che lei si fidasse di me. E perché dovrei? Anche lei ha delle belle domande. Ma in fondo era una sciocchezza. Non c'era niente di drammatico. Bruce è solo dimenticato di una cosa. Non vedo il motivo di dichiarare a tutti che mio marito si è confuso su una vacanza, ecco. Aveva ben altre cose per la testa. No, io non voglio farle dichiarare niente, signora Brubaker. Ma allora che cosa vuole? Ecco, si tratta di un mio amico. Sono all'oscuro di qualcosa? Stia tranquilla, se fosse così glielo direi. Beh, niente. Bru disse che voleva tornare a Yosemite, come l'altro anno. Solo che l'altro anno andammo a Flat Rock, non a Yosemite. Però non ci vedo niente di straordinario in tutto questo. Beh, signora Brubaker, la ringrazio. Lei avrà altre cose da fare invece di stare qui a rispondere a delle domande idiote. No, non è vero. Le sono stata d'aiuto almeno? Non lo so. Posso richiamarla nel caso? Sì. Non c'è nessuno all'interno. Siete sicuri? Chiamate i rinforzi, non possono andare lontano a piedi.
Non c'è neanche l'ascensore. Smettila, per favore, non le dare fastidio. Lo sai che cominci per gioco e poi finisce che la fai piangere. Se vuoi restare in piscina, smettila. Va bene, mamma. Ciao, zio Jim. Salve, Charles. Ciao, Kay. Jim. Ti trovo bene. Grazie. Vuoi qualcosa da bere? No, grazie. Come stanno i bambini? Oh, bene. Charles è forte. È diventato un po' introverso, ma è forte. Sandy ancora non lo sa. Ci sarà una cerimonia commemorativa martedì, qui a Houston. Sai che il presidente verrà a fare un discorso. Bello. Mi daranno una medaglia? Vorrei che tu ci venissi. Ti prego. Io mi rendo conto di quanto sia tutto difficile per te adesso e mi sento come Jack lo squartatore soltanto a chiedertelo. Il fatto è che farebbe bene a tutti quanti se tu venissi con me alla cerimonia. Che morte orribile deve essere stata. No, questo non è vero. Da quando lo scudo termico si è staccato non ci saranno voluti più di 5 secondi. Io so che può sembrare agghiacciante, ma tu devi sapere che lui non ha sofferto. È morto facendo quello che voleva fare. Qualcosa che riteneva tanto importante da rischiarci la vita. Lo so, lo so. È che io non credo che fosse così importante da perdercela. Ti capisco. Mi dispiace molto. Io non ho il diritto di intromettermi così. Ti chiamerò domani. Jim, verrò. Sei una donna straordinaria. Lui era un uomo straordinario. Grazie. Ehi, zio Jim! Sì? Il mio papà è andato su Marte. Sì, sì, è vero. Mi sto disidratando. Mi sto disidratando. Un segno. Il manuale dice di cercare un segno. Il manuale dice
di cercare un segno di acqua. Era solo? In che direzione andava rispetto all'aereo? Cercate solo a sud e a ovest. Sospendete le ricerche a nord e a est. Gli altri due sono a sud e a ovest. Sono sempre io. Oh sì, lo vedo. Vuole qualcosa da bere? Sì, grazie. Che preferisce? Scotch. Liscio, per favore. Lei non ha trovato quello che cercava. Le dispiace di dovermi disturbare nuovamente, ma ci sono una o due domande che mi dovrebbe ancora fare. È un fatto personale e poi non mi seccherà più. Non ho trovato quello che cercavo. Mi dispiace di doverla disturbare nuovamente, ma ci sono una o due domande che vorrei ancora farle. È un fatto personale e poi non la seccherò più. Lei ha in testa qualcosa, vuole il mio aiuto, ma non mi vuol dire di che si tratta. Perché? Lei è una donna molto intelligente, lo sa? Sì. Io bevo troppo. E mi metto nei pasticci perché finisco per parlare troppo. Spesso la mia immaginazione è un po' troppo viva. C'è qualcosa che non va e non so che cosa. Mi creda, non farei niente che potesse nuocere a lei o a suo marito, lo giuro. Che cosa cerca? Corro un grave rischio nel dirle questo, signora. Potrebbe cacciarmi fuori di casa e io non voglio essere cacciato. Io non credo che suo marito sia il tipo di uomo che commette errori. Non è il tipo, anche se era in viaggio verso Marte. Io credo che cercasse di dirle qualcosa. Cosa? Cosa avete fatto a Flat Rock? Niente di speciale. Tornammo a casa dopo un giorno perché Charles si era influenzato. E che faceste quel giorno? Non me lo ricordo bene.
facciamo il giro della città, uno di quelli organizzati, sa. E io non mi ricordo più. Ah, sì, facciamo anche un filmetto. Ce l'ha ancora? Sì. Possiamo vederlo? Sì. Stavano girando un film mentre eravamo là. Bruce si divertì un mondo. Non sapeva che ci volesse tanto per girare una scena. A Charles piacque molto, però non era di buon umore, infatti il giorno dopo si ammalò. Bruce era affascinato dall'atmosfera. Non riusciva a spiegarsi come qualcosa di così artefatto potesse sembrare così vero. Continuava a ripetere che con la tecnologia si potrebbe convincere la gente di qualsiasi cosa. Insomma, c'è un tale che fa un viaggio in Europa. È la sua prima vacanza, così lontano da casa. Va a vedere tutto. Si diverte come un matto. Insomma, dopo qualche giorno decide di chiamare casa. Risponde il fratello al telefono e lui domanda al fratello come vanno le cose a casa. E il fratello risponde: lo sai, il tuo gatto è morto. E quel tale dice al fratello: non dovresti darmi le cattive notizie in questo modo. Dovresti prepararmi un po' prima. Non so. Ecco. Dovresti dire una cosa come: il gatto si è arrampicato sul tetto per dare la caccia a uno scoiattolo. Ed è rimasto bloccato. Abbiamo chiamato i pompieri e quando sono finalmente arrivati, un pompiere si è arrampicato sul tetto, ha preso il gatto, nello scendere è scivolato e il gatto è caduto di sotto. Hanno dovuto portare il gatto dal veterinario. Hanno cercato di salvarlo. Lo hanno anche operato, quel povero gatto. Ma era troppo tardi. Non si è salvato. Il gatto. Ecco come dovresti dare una brutta notizia così. E dopo quel tale chiede al fratello: e la mamma come sta? E il fratello gli dice: sta sul tetto! Sì? Chi dei due? In che direzione sta andando? Brubaker va verso ovest. Manda tutti a ovest.
Caulfield. Subito? Ok. Ah, è un piacere vederti ogni tanto tra noi. Credo di avere qualcosa in mano. Non sarà per caso un granchio? Non me lo dica, indovino. George Raft, giusto? Dove cavolo sei stato? Io le devo parlare. Sono su una buona pista. Questa volta potrebbe essere qualcosa di esplosivo. Un colpo, la cosa sembra interessante. È qualcosa di grosso, qualcosa di enorme. Loro sanno che io so e hanno cercato di uccidermi. Loro chi? Non glielo posso dire. Perché? Non mi crederebbe. E chi te lo dice? Senta, ho ricevuto un'informazione da un amico, un buon amico, che poi è scomparso. È scomparso, eh? Si è come volatilizzato, ci vive una donna nel suo appartamento. L'appartamento è del tutto riammobiliato. La donna mi ha detto che ci vive da più di un anno. Ho chiesto all'amministrazione e mi hanno fatto vedere il contratto stipulato dalla donna un anno fa. Ho chiesto alla NASA e mi hanno detto che non risulta, che il mio amico non ha mai lavorato per loro, che non l'hanno mai conosciuto. Così questo amico che lavora alla NASA ti dà un'informazione e poi puff, sparisce. Si scopre che non ha mai vissuto nel suo appartamento e non ha mai lavorato alla NASA. Se è questo tizio che ti farà fare il colpo del secolo, come puoi pensare che io non ti creda? La mia macchina, qualcuno ha manomesso la mia macchina. Quella con cui ti sei buttato a mare? Ci hanno fatto qualcosa, hanno manomesso i freni. Vuoi provarlo? La polizia ha detto... Ha detto che non c'era niente di sospetto. E come puoi pensare che non ti creda, allora? Qualcuno mi ha perfino sparato. Quando? Proprio ieri. Ah, meno male che io ho un alibi. Sto dicendo la verità, Loughlin. Caulfield, ascoltami. E ascoltami bene. Tu non mi piaci, Caulfield. Sei ambizioso. Sei convinto che per fare carriera bisogna fare il colpo del secolo. Woodward e Bernstein erano bravi reporter, è per questo che hanno sfondato. E non dicendomi di aver ritrovato Pat Hirst per tre volte come hai fatto tu. O con quella brillante dimostrazione di giornalismo che hai sfoderato trovando un testimone oculare che ha visto il secondo tiratore nell'assassinio di Kennedy. Il piccolo particolare che l'uomo era stato ricoverato in un ospedale psichiatrico non ti ha fatto balenare neanche il minimo sospetto. Vedi, molti giornalisti sono come me, sono pignoli, passano un sacco di tempo a controllare delle quisquiglie come i fatti. Coprono avvenimenti concreti come guerre, processi, inchieste. Tu invece sembra che nel tuo lavoro non hai mai il tempo di scendere tanto in basso da dare la notizia di un fatto vero. Tu passi il tempo a ricevere informazioni da gente mai esistita. Vai a finire con la macchina in acqua e poi dici che non è stata colpa tua. Ti fai sparare da tiratori invisibili. Ora mi dispiace, ma devo interrompere la tua meteorica carriera con una cosa tanto banale come un avvenimento normale. Insomma... Un treno carico di propano ha avuto il cattivo gusto di deragliare vicino Galveston e c'è un'intera città che potrebbe saltare per aria. Quindi sarebbe magnanimo da parte tua se volessi unirti ai nostri operatori che ti stanno aspettando sull'aereo nel momento in cui ti sto parlando. Ha fatto un bel discorso. Lo dico anch'io. Ma io non posso andare a Galveston in questo momento. Non l'ho capito bene. Senta... Quando un reporter dice al suo stimato caposervizio che pensa di essere su una traccia che potrebbe dimostrarsi esplosiva, il caposervizio dovrebbe rispondergli: hai 48 ore di tempo, figliolo, cerca di trovare qualcosa di buono, altrimenti sei licenziato. Ecco ciò che dovrebbe dirgli. L'ho visto al cinema. Muovi le chiappe, vai su quell'aereo. Gliel'ho già detto, devo seguire la mia traccia. E non puoi dirmi qual è questa cosa tanto sconvolgente? È una cosa da pazzi. Se gliela dico mi metto veramente nei pasticci. Tu non sei pazzo, io sono pazzo. Io sono pazzo perché ti sto a sentire. Sono pazzo perché ti dico quello che sto per dirti. Ti do 24 ore per trovare qualcosa di buono, non 48. L'ho visto anch'io quel film. Diceva 24. Non si muova. Non ci penso neanche. Robert Caulfield. Sì, chi diavolo sia? Agenti federali. Abbiamo un mandato di perquisizione. Avete un mandato? Per quale motivo? Stia fermo e non si muova.
Sì, promesso, ma ditemi che succede, per favore. Ehi, vieni, guarda qui. Vuol seguirmi, signor Caulfield? Mi dispiace, signor Caulfield. Lei è in stato di arresto per possesso di cocaina. Ma non può essere. Non è possibile. Ce l'avete messa voi. Ha il diritto di non rispondere. E ha diritto all'assistenza di un legale. Ma non è vero, ce l'avete messa voi. Quello che dice potrà essere usato contro di lei. Voi fate parte del piano, figli di puttana. Gli fa male. Ehi, non vorrete mica mettermi le manette, vero? Senta, ci sono accuse molto gravi a suo carico. Non le aggravi di più opponendo resistenza. Non posso. Piano! Non posso crederci. Oh, salve, Caulfield. È un piacere rivederti. È a questo punto che Dana Andrews dice a Richard Conte... James Stewart. Ah sì, James Stewart, grazie. Amico, non posso passare la vita a tirarti fuori dai guai. Il direttore mi dà il tormento. Non so quanto riuscirò a tenerlo buono, giusto? Giusto. E invece no, l'ho fatto per l'editore, per farlo contento. Non ti posso neanche mandare su un incendio. Sei capace di caderci sotto e di finire carbonizzato. Anzi, magari sei tu quello che ha provocato l'incendio. Ti comunico ufficialmente che sei licenziato. Ah, che dolci parole. Sono così dolci che adesso te le ripeto. Sei licenziato, hai chiuso. Ah, che godoria. Lei sta prendendo un granchio. Meglio prendere un granchio che prendere una fregatura. Ecco, hai visto? Mi parlavi della vita vagabonda del giornalista e ti ho sempre risposto cicce. Mi parlavi di una relazione seria e ti ho sempre risposto cicce. Adesso mi dici che sei fuori su cauzione, che sei stato licenziato e ti dico vengo subito. Mi fa male la testa. Fai schifo a guardarti. Grazie, molto gentile. Ma figurati. Hai saputo quello che ti ho chiesto? All'una di notte mi chiama un tossicomane disoccupato e mi dice di cercare tutte le installazioni militari situate in un raggio di 300 miglia attorno a Houston. Certo che hai una bella parlantina, ci sei riuscita? Sì, non è stato facile, sono corse ricerche estenuanti. Sono fiero di te, quante sono? Una, White Bluff, c'è un comando aereo, mio padre era distaccato. Sono queste le ricerche estenuanti? Beh, chiamare un padre all'una di notte per me è una cosa estenuante. White Bluff, no, è troppo grande. Troppo grande per cosa? Per quello che voglio io. Sarebbe a dire? Beh, pensavo di arruolarmici. Non ti prenderanno. È per questo che voglio arruolarmi. Stai seguendo una traccia, vero? Sono stato licenziato. Hai solo una traccia e io ti sto dando una mano. Devo essere un po' male. Ti sono molto grato. Lo faccio soltanto perché, considerando i tuoi precedenti, di qualunque cosa si tratti, finirà col risultare una stronzata. Parli sempre per sottintesi. Beh, ti faccio il caffè e poi puoi portarmi a letto. Non ce ne sono altre oltre White Bluff? No. Tranne una base abbandonata che usavano durante l'ultima guerra. Jackson, ma non c'è nessuno lì. Ma non vuoi portarmi a letto? Sicuro. Dov'è Jackson? A circa 300 miglia verso ovest. Guarda che adesso mi fai arrabbiare. Hai soldi con te? Ma come? Vuoi farti pagare? Quanto hai? $100. Te li lascio sul comodino domattina se vuoi. Ne ho bisogno adesso. In anticipo, e se poi non te li guadagni? Anche le chiavi della macchina. Sei stata fantastica, come mai? Non sei tanto male quando sei nei pasticci. Troppo gentile. Non c'è di che. Rizzale era detto che vai fortissimo. Allora, quando torno andremo a letto insieme. Può darsi. Se non mi arrestano di nuovo. Auguri.
Buongiorno. Buongiorno. E lei il padrone qui? La vede quella scritta? Sì. Beh, la legga. L'ho letta. A voce alta. A e A. Disinfestazioni agricole. Vuole sapere chi sono io? Scommetto che è uno delle A. Sì, ma quale? Scommetto che da solo non lo indovina, amico. Il primo. Sbagliato. Ho diritto a un'altra risposta? Accordato. È il secondo. Sbagliato. Sono sempre io. A e A. Il primo e il secondo. Io mi chiamo Albain. Vede, io ho un figlio. L'altra A doveva essere lui. Ha voluto fare l'avvocato. Per me è un degenerato e gli ho portato via l'A. Vuol parlare con i titolari? Ecco, sta parlando con tutti e due. Mi chiamo Caulfield. Beh, io non ci posso fare niente. Signor Albain, qual è la sua tariffa per disinfestare un campo? $25. Vorrei affittare il suo aereo. Sono $100. Ma ha detto che la tariffa è 25. 25 per disinfestare un campo, ma lei non ha un campo, non è un contadino e quindi non è povero ed è un degenerato come mio figlio. Va bene, $100. 125. Cosa? Perché ha detto di sì ai 100 troppo presto e quindi se ne può permettere 125. Ecco. Dove vuole andare, amico del sole? Non lo so, sto cercando una persona dispersa. I soldi sono suoi. Capoccione che non vedo niente. Perché non si è seduto davanti? Lei sa pilotare? No! Allora devo stare io al posto di dietro e lei deve abbassare quel capoccione, ha capito, amico del sole? Amico da queste parti. Si è perduto. Che? Non avrà mica rapinato una banca? No. Beh, io mi prendo un terzo. Cosa? Se lo troviamo, io mi becco un terzo del malloppo. Vuole tenere giù quel capoccione? Fa vedere!
dietro! Atterriamo! Quelli hanno i fucili, figliolo! Ha detto che voleva un terzo del malloppo, no? La metà! E va bene, la metà! Thank you.
metà, d'accordo, eh? Signore e signori, signora Brubaker, signora Willis, signora Walker, cari concittadini, sono qui oggi per parlare di speranze deluse e di sogni irrealizzati. Charles Brubaker, Peter Willis e John Walker hanno lasciato questa terra per seguire il loro sogno poco più di 8 mesi fa. Ma non sono potuti tornare tra noi. Il loro sogno ha potuto crescere e realizzarsi grazie all'appoggio di milioni di cittadini in tutta l'America. E in un'epoca in cui il cinismo è un'epidemia nazionale, ci hanno dato qualcosa di cui andare fieri. È un sogno a cui non dobbiamo permettere di spegnersi. Una nazione si fonda sullo spirito del suo popolo. La prova della grandezza di una nazione è la coesione dei suoi cittadini in tempi di crisi. I soli limiti a quel che possiamo raggiungere sono i limiti che diamo alle nostre speranze. Questi 3 uomini ci hanno voluto ricordare la grandiosità delle nostre speranze. C'è stato un momento nei giorni scorsi in cui eravamo tutti un solo popolo. Tutti noi speravamo. Ci sentivamo tutti un po' più fieri e un po' più grandi. Provavamo tutti gli stessi timori e lo stesso entusiasmo. Questi 3 uomini ci hanno fatto sentire uniti. E non ci sono obiettivi che non possiamo raggiungere se ci manterremo uniti. Non esistono parole adeguate per esprimere la nostra gratitudine a questi uomini che non sono più tra noi. Però possiamo onorare la loro memoria di quel che hanno significato. Thank you.
Allora, come avete visto, è la storia di una missione che deve andare su Marte. Secondo me, la missione di Elon Musk avverrà esattamente in questi termini. Una vaccata spaziale, proprio finta dall'inizio alla fine. Però, questo film può portare anche delle considerazioni, diciamo così, del tipo non siamo mai stati sulla Luna, oppure non c'è la stazione spaziale orbitante in orbita. Attenzione, perché l'establishment, cioè praticamente questi oligarchi, no, tendono sempre a mescolare le carte, quindi non è che è tutto bianco o è tutto nero, c'è del bianco e c'è del nero, sta a noi discernere. Scusate. Perché vi ho fatto vedere questo film? Perché c'è all'inizio, quando il giornalista sta incominciando a fare le indagini, no? E praticamente lui scopre un complotto gigantesco e non viene creduto, proprio perché il complotto è talmente enorme che è virtualmente incredibile. Non è possibile accettare una cosa del genere, e infatti viene preso in giro. Si risolve il tutto quando lui porta la prova provata davanti non a uno, a due, a tre o a quattro persone, a una nazione intera che praticamente può vedere uno dei piloti del Capricorn One, vivo e vegeto, che appare su tutte le televisioni dello Stato. Questo film ci fa capire anche i problemi che hanno in NASA di finanziamento, cioè se non raggiungono risultati, i soldi non ne arrivano. Quindi ogni tanto si devono inventare qualche vaccata. Poi, chi conosce la nostra situazione per quanto riguarda i viaggi spaziali, non sto qui a entrare nel dettaglio perché ci vorrebbero un paio di conferenze per discutere questa cosa, sa benissimo che l'iter operativo da ora in avanti sarà quello. Per quanto riguarda, perché me lo chiederete di sicuro nei commenti, se io penso che siamo stati sulla Luna, io penso di sì. Su quello la penso esattamente come Pier Giorgio, e penso che siamo stati su e che ci siano stati anche i russi, che però non abbiano detto nulla. Gli americani invece hanno fatto, secondo me, un errore facendo vedere le missioni lunari, vi dicendo, perché gli hanno creato davvero tanti problemi. Perché dico questo? Perché i filmati della Luna sono tutti falsi, quelli che ci fanno vedere, che ci hanno fatto vedere, perché di immagini autentiche sulla Luna non è possibile divulgare immagini autentiche che sono state riprese sul nostro satellite. Perché? Prima di tutto per il colore, i colori non sono quelli, e secondo perché c'è in giro troppa roba, quindi ci sono edifici e quant'altro sulla superficie della Luna, e quindi i filmati non si possono mostrare. Un'altra prova di quello che dico, che la sapevano lunga, sono ancora vivi, magari qualcuno glielo chiederà, e sono i Pink Floyd, che hanno fatto il disco The Dark Side on the Moon, il lato oscuro della Luna. Non l'hanno fatto per caso. Se guardate anche come è impostata la musica e tutto quanto, tutto fa presagire a una determinata situazione. Comunque, questo film ci spiega come fa l'establishment a tenere i cover up. Niente di più e niente di meno. E fanno esattamente così. Quindi io vi ringrazio della visione e aspetto i vostri commenti sotto. Per favore, niente terra piatta, perché io sapete che, insomma, non ho tempo da perdere, sinceramente. Siccome è diventato un credo e non se ne può discutere, ognuno si tenga la sua opinione e tutti in questo modo vivremo felici e contenti. Buona domenica a tutti.